nel Guo, che adesso ha 4 set a disposizione, 4 set point. Bella questa. Torna al servizio Guo. Più di velocità. È stato nella nazionale cinese per diversi anni in età. Si è diritto di rovescio. Deve salire e poi scendere quella pallina. Pensieri brutti. Passa dal diagonale al lungo. Continua all'avversario. Continua a dare per favorito. Guo. E qui c'è. Dopo i 5 set disputati con Piacentini è al quarto con Zhao. Grande scambio. Che commento fare su questo scambio? Per i loro idoli Beniamini in campo. Ma qui il tennis tavolo è seguito tantissimo. Tra l'altro come si potrebbe non seguirlo, oltre al fatto di essere un piccolo centro? Ginao, ma non tanto perché è più bravo, perché riesce ad essere più riflessivo. Set point per Guo e una volta allontanato l'avversario. Lo sport è stracolmo di gente, un migliaio di persone a seguire il match contro la squadra. Dieci, otto, due, non c'è. Ed è il punto dello scudetto, campioni d'Italia. Il Castel Goffredo è campione d'Italia per la quarta volta nella sua storia. Dopo gli scudetti 2002, 2003, 2009, arriva il titolo del 2010 al termine di una grande lotta e di una cavalcata nella regular season fatta di 17 vittorie, un pareggio, poi i playoff con